Nel periodo estivo il Salento aumenta in maniera considerevole il suo dato demografico grazie alla presenza di tantissimi turisti che lo scelgono per trascorrere le vacanze. Questo comporta che l'uomo sia molto più presente anche nei luoghi in cui il lupo vive abitualmente, aumentando così la possibilità di incontrarlo. Ecco quindi che Ixunt Lupi detta le regole per il giusto comportamento. Sono anche delle regole di buon senso e credo che la regola principale sia: dobbiamo sempre ricordarci di avere a che fare con un animale selvatico e quindi, anche se è molto carino da parte nostra il tentativo di umanizzarlo, di trasferirgli concetti e sentimenti che sono tipicamente umani, come l'amicizia, ad esempio, beh, no, un animale selvatico non ragiona in questa maniera, è anche un po' arrogante se vogliamo pretendere che ragioni come noi. E quindi dobbiamo semplicemente utilizzare la regola base principale che si adotta con gli animali selvatici: vanno lasciati in pace. Generalmente non è necessario assumere nessun atteggiamento specifico, è il lupo che dopo avervi dato una guardata vi eviterà volentieri. Mantenere la calma, spaventare gli animali si fa con altri animali, ad esempio si tende a farlo con gli orsi, non è particolarmente necessario farlo con i lupi. Potrebbe essere utile se siete in un'area boschiva, magari tornare indietro sui vostri passi. Siamo ormai fuori dal periodo delle cucciolate, dove i lupi sono più gelosi dei loro luoghi, ma insomma, probabilmente vi stanno controllando perché vogliono della riservatezza e per quanto questo non comporti un grosso rischio per voi, è meglio evitarli.